Bella a tutti ragazzi, sono Ricky MZ e oggi sono qui con un nuovo video per farvi vedere come fare soldi infiniti vendendo le auto e bypassando i 40 secondi sulla patch 1.12. Mi raccomando, ci ho messo un po' per cercare questo video e anche per capire come farlo, quindi ragazzi, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace e commentate se non avete capito qualcosa. Comunque, partiamo col video. La prima cosa da fare è trovarvi fuori dallo Santos Custom con una macchina che non vi serve. Potete sceglierne una che avete anche preso dalla strada, però deve avere il segnalatore dentro. Quando sarete qua, il vostro amico deve salire in auto e dovete chiamare la Pegasus e restare nel menu, quello là dove dovete scegliere un veicolo. Facendo così potrete entrare nello Santos Custom senza entrare nella schermata solita. Comunque non dovete cliccare niente, vi basterà soltanto entrare, non vi succederà l'animazione che potete vendere, queste cose qua. Comunque dovete parcheggiare la vostra auto qua, scendere e il vostro amico deve rimanere in macchina e cambierà posto e diventerà il guidatore. Facendo questo voi dovrete uscire dall'auto, uscire dallo Santos Custom e andare a prendere un'altra auto, quella che volete vendere. Io in questo caso prenderò la mia Infernus, ma va bene con qualsiasi auto. Fatto questo potrete andare a vendere la vostra auto, però non è finito qua, mi raccomando seguite tutti i passaggi. Comunque potrete andare allo Santos Custom e farete lo stesso procedimento per entrare senza entrare nella schermata solita. Quindi chiamate la Pegasus, ma va bene anche il meccanico o anche l'estere, va bene qualsiasi cosa. Quando sarete entrati nello Santos Custom dovrete mettervi vicino alla vostra, l'auto del vostro amico, dovrete scendere dall'auto e tenere premuto triangolo vicino alla porta del vostro compagno, in modo tale da buttarlo fuori dall'auto. Fatto questo potrete scendere dall'auto, in questo caso la Rebel, ed entrare nell'auto che volete vendere. Fatto questo, se noterete nella mappa vi sarà spawnato un altro vostro veicolo che sarà un'altra Infernus o un'altra Rebel, non mi ricordo bene. Comunque vabbè, ci sarà un... ah, l'Infernus mi sembra, scusate, sono un po' nel panico. Comunque, vi sarà... il vostro amico dovrà andare a prendere il vostro nuovo veicolo, che vi faccio vedere adesso nella mappa, e dovrà portarlo il più lontano possibile, in modo tale che voi possiate chiamare il meccanico e farvi portare un'auto. Deve portarlo molto lontano, ma deve anche scendere dall'auto. Quando avete fatto questo vi basterà diciamo chiamare il meccanico e farvi portare la vostra Rebel. Mi raccomando, dovete scegliere l'auto che avete utilizzato all'inizio, e in questo caso la Rebel. Scusate se sono un po' ripetitivo, ma devo spiegarvi bene perché sennò perderete l'auto. Comunque, fatto questo potrete chiamare la Rebel, è la terza, la 300 volte che l'ho detto. Comunque, quando l'avete chiamata e vi sarà spawnata fuori, la vostra auto che c'è nel garage, nello Santos Custom, scomparirà. Voi aspettate che succede questo e schiacciate la levetta destra del vostro controller. In questo caso potrete vendere l'auto, ma mi raccomando, guardate in basso a sinistra, c'è un cerchio che gira arancione, se l'avete notato. Quando finisce di girare quel cerchio potrete vendere la vostra auto. Non mi ricordo se è a prezzo pieno o no, comunque fate conto che l'Infernus la vende a 139.000-135.000. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel mi piace, commentate se non avete capito qualcosa e iscrivetevi al canale per altri video di GTA. Bella!